cosa vuoi dire a tutti i tifosi del Milan? Giallo! Siamo campioni! Siamo campioni d'Italia! Grande Fico! Forza Milan! Grande! E questo era il messaggio di Ficaiotto Mori per tutti voi, per tutti i tifosi del Milan. Avete visto nei suoi occhi quanta emozione, quanto orgoglio per aver conquistato quella medaglietta, per aver conquistato ovviamente lo scudetto. E quindi volevo condividere con voi questo messaggio di Tomori. È stata davvero una serata pazzesca quella di Reggio Emilia, così come il giorno seguente con tutti i festeggiamenti. Perché vi ho mostrato questo video di Tomori? Perché ieri è uscita, durante appunto i festeggiamenti, una indiscrezione importante dall'Inghilterra di un collega che è molto affidabile del Telegraph, che ha già scritto in passato su Tomori, e il collega ha parlato di un possibile rinnovo da parte del Milan per il difensore inglese, che tra l'altro è stato anche convocato con la nazionale inglese, ma ovviamente era un qualcosa, non dico di scontato, ma era un qualcosa di doveroso per quello che ha fatto vedere Tomori durante questa stagione e anche nei sei mesi dell'anno passato. Tomori, che ha un contratto fino al 2025, ricordiamo è stato acquistato dal Milan, riscattato dal Milan perché era arrivato l'anno scorso in prestito con diritto di riscatto, è stato acquistato dal Milan per circa 29 milioni di euro in estate, giugno scorso, e il Milan ora vuole prolungare il contratto del giocatore, aumentando anche l'ingaggio, quindi con adeguamento dell'ingaggio per Tomori, e quindi blindarlo ancora di più. Questo perché il ragazzo è davvero un ragazzo forte. Innanzitutto parliamo di un giocatore che in Italia viene invidiato da tante società, da tanti club. Tomori è uno dei difensori più forti in Italia e secondo me anche in Europa. Però è anche un bravissimo ragazzo, persona sempre sorridente, solare, disponibile, sempre pronta comunque a partecipare a un'intervista, ad una, come avete visto nel video, anche a prestarsi con i tifosi a selfie e autografi e tutto quello che c'è da fare. Un ragazzo davvero per bene da questo punto di vista. E poi parliamo comunque di uno dei difensori più forti della Serie A e d'Europa. Giustamente il Milan vuole blindarlo e ben presto si metterà in moto il meccanismo per incontrare i suoi procuratori e per sottoscrivere un prolungamento contrattuale. Oggi c'è stato invece un incontro importante a casa Milan con i procuratori di Pierre Kalulu, difensore 21enne francese, secondo me la rivelazione di questo campionato, difensore che ha mostrato davvero di essere fortissimo in coppia proprio con Tomori. Secondo me sono anche cresciuti come coppia nel corso della stagione, hanno fatto entrambi un girone di ritorno pazzesco. Il Milan è stata la squadra che ha subito meno gol nel girone di ritorno, in totale sono 31 i gol subiti dal Milan in tutto il campionato, in tutto il torneo. Insieme al Napoli, il Milan è la miglior difesa del torneo, di questa stagione. Quindi merito anche e soprattutto a questa coppia giovane, forte, Tomori Kalulu. Incontro, dicevo, a casa Milan con il procuratore di Kalulu per l'adeguamento economico e per il prolungamento di contratto anche per lui. Kalulu era stato preso, se vi ricordate, per circa 450.000 euro dalla Primavera del Lione. All'epoca, quando il Milan lo portò in Italia, molti scettici giustamente dicevano ma da dove arriva questo giocatore, cosa può dare al Milan?
E poi c'è stata la crescita, poi c'è stato questo miglioramento a dismisura di Kalulu, anche grazie all'aiuto di Stefano Pioli, del suo staff, dell'aiuto di tutta la squadra. Il giocatore si è messo in testa di volersi migliorare tatticamente, fisicamente, giocatore intelligente che ha imparato a parlare anche subito italiano, molto generoso. Sa giocare bene a destra, ma sa giocare anche al centro della difesa, e lì è cresciuto e maturato insieme a Ficayo Tomori, costituendo quindi questa coppia difensiva di altissimo livello, che ha portato poi il Milan a blindare più volte la porta. In totale, se non sbaglio, sono 18 i clean sheet del Milan, 17 fatti con Mike Maignan, quello in più lo ha fatto invece Tatarusano. Quindi è un Milan che in difesa, diciamo, ha i tasselli al posto giusto. Quindi rinnovo di contratto meritato per Pierre Kalulu, si va verso quindi il prolungamento, e anche quindi si sta cominciando a parlare con gli agenti di Tomori per il prolungamento anche dei suoi confronti. In questo video affrontiamo anche il tema Leao e il tema cessione società. Il tema Leao perché, secondo quello che scrivono i media portoghesi, il Tribunale di Milano si è pronunciato sul ricorso per, sapete, no? Tutto quello che è successo tra Leao e lo Sporting Lisbona. Il giocatore, come avevamo ampiamente previsto, deve comunque pagare una cifra importante allo Sporting. C'era questa causa, in mezzo, e quindi ora il giocatore sa, ma lo sapeva già prima, che dovrà pagare una cifra allo Sporting con l'aiuto dell'Lille. Quindi i 20 milioni circa che deve pagare Leao allo Sporting devono essere comunque divisi con il Lille. Allora, cosa succede in questo caso? Succede che il Milan vuole comunque aiutare il giocatore, e nel rinnovo di contratto io credo che si andrà verso un aumento dell'offerta economica del Milan per il giocatore, in modo che Leao abbia un po' più di disponibilità economica per pagare questi soldi, questo risarcimento allo Sporting Lisbona. Purtroppo è una situazione che il Milan conosceva già, perché quando ha preso Leao da Lille, era già in atto una causa, una diatriba tra lo Sporting e Leao, quindi sapeva già di questa cosa, tant'è vero che comunque in tutto questo il Milan aveva inserito all'epoca anche una clausola di 150 milioni di euro, proprio perché ha sempre creduto in Rafa Leao. Chi vuole Leao deve sborsare 150 milioni di euro, solo così può prendere il giocatore portoghese. Poi, ovvio, se dovessero arrivare più di 100 milioni di euro, il Milan può anche comunque sedersi lo stesso al tavolino e ragionare su una sua eventuale cessione, però è importante sottolineare che nel suo contratto c'è questa clausola da 150 milioni, e il giocatore ora è costretto comunque a pagare dei soldi allo Sporting. Il rinnovo, io credo, si farà, perché il Milan è totalmente intenzionato a tenere Leao, vuole trattenerlo, vuole costruire con lui un bel percorso insieme, vuole progettare il futuro del Milan insieme a Leao, che dopo essere stato votato come il miglior giocatore della Serie A, l'MVP di tutto il torneo da parte della Lega Serie A, e ora Leao vuole cominciare a vincere qualcosa anche in Europa. Tant'è vero che lui recentemente ha detto: il mio sogno è vincere la Champions League. E chissà se tra qualche anno, magari addirittura anche l'anno prossimo, ma penso magari ci vuole qualche anno in più, potrà vincere la Champions con la maglia del Milan. E infine, chiudiamo con la questione della cessione societaria. Da quello che ci risulta, la famiglia Singer ha lasciato Milano. Si sta accelerando per la chiusura dell'operazione della cessione del Milan con Red Bird Capital, gestita da Gerry Cardinale. Quindi ben presto avremo delle novità. Si sta andando verso la cessione con Elliott, che rimarrà all'interno della società con una quota di minoranza. Quindi alcuni
uomini Elliott rimarranno nel CDA Milan, come può essere Giorgio Furlani, portfolio manager e grande tifoso rossonero. Tra l'altro l'ho anche incontrato a fine partita contro il Sassuolo, era felicissimo con i suoi figli a Reggio Emilia a festeggiare lo scudetto del Milan, così come può rimanere anche il presidente Scaroni, lo stesso Gazzidis. Insomma, ci stiamo avviando verso questa nuova era con l'arrivo del fondo americano Red Bull Capital, ma Elliott rimarrà con delle quote di minoranza. Ci auguriamo che questa cessione possa arrivare prima possibile, perché poi alcune situazioni di mercato sono anche legate alla nuova proprietà, che giustamente quando entra vuole capire un po' i piani e capire un po' a che punto è la dirigenza rossonera con diciamo tutto il processo di mercato e calciomercato che aveva messo in piedi qualche mese fa, in attesa poi dell'estate, dove alcuni colpi devono essere chiusi, alcune trattative devono essere concluse e sigillate, come Botman, Renato Sanchez, l'acquisto di un trequartista, l'esterno destro, quindi tutto il mercato che il Milan dovrà svolgere quindi durante i mesi di giugno, luglio e agosto. Ricordiamo che il mercato si chiude il 1° di settembre. Quindi abbiamo fatto il punto sul mercato, abbiamo fatto il punto anche sulla società, ci vediamo domani con le ultime sul mondo rossonero.